Eccolo. Allora, perché, visto che parliamo di riforme che dovrebbero comunque semplificare il sistema istituzionale, passare da un bicameralismo perfetto a una sorta di, come dire, quasi monocameralismo, i costi della politica, diciamo, comparati alla questione del unico turno elettorale, una giornata sola o due giornate. Un po' di confusione si è fatta, no? Quanto costa votare a una tornata elettorale in Italia? Allora, sì, partiamo da un dato che è quello più recente. 300 milioni era la stima che sarà fatta proprio dall'ex premier Letta in un'intervista alla Repubblica. Il riferimento era all'anno 2013. Sì. Perché? Perché Letta proprio... è stato il primo a dire no, però insomma ritornare indietro, visto che era un provvedimento preso dall'allora Presidente del Consiglio Letta, quello del voto in un giorno solo, l'Action Day, ha detto no, adesso tornare indietro mi sembra una follia. Sì, lo aveva deciso essenzialmente per uniformarsi a quello che è poi lo standard degli altri paesi europei, sì. E soprattutto lo aveva deciso Gerardo in un'ottica di spending review, la famosa spending review, cioè il taglio della spesa pubblica di cui noi parliamo sempre, che è stato uno dei tanti tentativi fatti dai numerosi governi che si sono succeduti. Sì. Che cosa aveva deciso Letta? Che dalla legge di stabilità del 2013, quindi a partire dal 2014, le votazioni per in Italia sarebbero stati in un'unica giornata, come del resto avviene nel resto d'Europa. Perché? Perché appunto l'Italia finora era un po' un'eccezione. In quasi tutti quanti i paesi europei, ad eccezione della Norvegia, il turno di votazione è uno solo. E così avviene anche in altri paesi molto, con molta popolazione. E qual è il costo che viene sostenuto normalmente? Il costo riguarda sia l'allestimento dei seggi, quindi i cartelloni, le cabine elettorali stesse, ma soprattutto le persone che poi dovranno andare a fare lo scrutinio nei seggi. E così come c'è il personale dei comuni che deve comunque rimanere a disposizione per quei giorni, il personale che trasmette i dati dopo la chiusura dei seggi, e poi le forze dell'ordine e anche i militari che vengono impiegati per presidiare questi seggi. Sì. Quindi si era stimato che all'incirca il costo è 300 milioni. Ci sono gli straordinari da pagare. Una polemica, perché appunto l'eventualità di aggiungere un altro giorno, secondo alcune stime, poteva comportare 100 milioni in più per invece il giorno in realtà successivo. Mi sembra che sono molti. Invece il ministro Alfano ha poi specificato che in realtà sarebbe stato il costo di 5 milioni per quanto riguarda una giornata in più per le comunali, quindi anche il 6 giugno, sì. E di 18 milioni invece per quanto riguarda la tornata del referendum. Una giornata in più anche sul referendum. Allora, Pietro, vabbè, 300 milioni per un appuntamento elettorale, insomma ce li possiamo permettere. Sì, in realtà noi dobbiamo considerare che sull'anno si va a votare tre volte, e questo è quanto dovremmo è stato calcolato. L'idea era dividiamo l'election day il giorno in più. L'election day significava accorpare tutto. Ora, sul referendum costituzionale sappiamo che non si può fare perché deve essere ottobre. Quello che si poteva accorpare era le trivelle e le amministrative. E le amministrative, 300 cioè milioni, votare tutti a giugno. Esatto, 300 milioni per le trivelle circa e 182 milioni a turno per le amministrative, perché amministrative si vota in molti meno comuni. Quindi accorpandole avremmo risparmiato i 182 milioni, quindi spendendo solo 300 milioni. Quindi dal punto di vista politico ed economico quella era l'operazione probabilmente da fare, considerando che sui referendum si vota su circa 60.000 seggi, 61.000, 30.000, 29.000 circa invece per quanto riguarda le amministrative, quindi ci sarebbe stato un risparmio economico. Naturalmente non significa soldi che vengono dati e poi possono essere spesi altrove, ma soldi che semplicemente non vengono spesi. Ora, cosa succede se dovessimo aggiungere un giorno in più? Su questo, ahimè, ha sbagliato nella comunicazione, ma ha ragione il governo, cioè il costo in più è assolutamente irrisorio. Perché? Perché la spesa è già stata fatta per la domenica, quindi se si allunga anche il lunedì non ci sono gli straordinari, cioè il presidente di seggio già è pagato, le cabine sono pagate, l'unica spesa in più è le forze personale, dell'ordine. Personale, diciamo, scrutatore. È già tutto pagato, cambia minimo per le forze dell'ordine. Allora siamo andati a fare un calcolo per capire invece, visto che è lunedì, quant'è sul PIL. E sì. Quindi quant'è la produttività in meno? Ora, se dovessero tutti gli italiani andare a votare, cosa che non succede, perché lo sappiamo. E quello che diceva Giannulli prima, il lunedì era per prendersi due ore di pensione. Quella è la questione politica. La questione economica, se dovessero andare tutti a votare, eccetera, prendiamo i 1.600 miliardi di PIL, lo dividiamo per i giorni lavorativi, eccetera, veniva fuori qualcosa come una perdita intorno allo 0,2, 0,1,5. Oddio, però, insomma, sì, però se tutti dovessero andare a votare, siccome non vanno a votare tutti, va a votare una minoranza, soprattutto alle amministrative, perché comunque stiamo parlando di pochi seggi rispetto alla maggioranza
dei seggi, sicuramente nelle grandi città, però rimangono metà dei seggi rispetto ai seggi totali, la cifra economica è una cifra assolutamente irrisoria. Per cui l'Election Day sarebbe stato utile, soprattutto se si fosse riusciti ad accorpare tutti e due i referendum più amministrative, se no il giorno in più oggettivamente non costa di più. Le due sfide che a mio avviso da questa lezione possiamo trarre è: uno, il modello Estonia, quindi ipotizzare la possibilità almeno per il referendum di un voto elettronico, che so che è un'utopia, però è un percorso che in Estonia si vota con un click, si può votare con il mouse. L'altra, che già veniva detta anticipatamente, è votare durante la settimana, come viene fatto in molti paesi anglosassoni, per cui si prende il martedì e il martedì si va a votare, si fa magari la giornata lunga a livello elettorale, si inizia alle 6, si finisce a mezzanotte, però andiamo va bene, forme di modernizzazione. Grazie, grazie a Tanini e al nostro Pietro Paganini. Nel frattempo, ieri